queste manovre depressive che non aiutano la crescita, anzi, che fanno incazzare tutti e che non servono a realizzare quello che davvero è utile, e cioè riprendere la produzione e la crescita, stanno portando ad una situazione drammatica. Stanno portando alla previsione per quest'anno non di una crescita della ricchezza complessiva, ma di una riduzione, di una diminuzione. Se il governo tecnico doveva essere il governo dei professori, dei salvatori della patria, di quelli che risolvevano i problemi, e se il risultato è che la previsione è che perderemo ricchezza nel 2012, beh, io credo che magari questi professori non sono poi così bravi come qualcuno pensava che fossero. Se aumentano solo le tasse e non diminuiscono le spese, diminuirà la ricchezza, diminuirà la produzione, l'attività, molte imprese chiuderanno, tanta gente perderà il lavoro, e il risultato qual è? Purtroppo è questo. Allora io mi chiedo, a distanza di due mesi e qualche cosa, perché continuare a sostenere un governo del genere? Quali interessi ci sono dietro in chi lo sostiene? Quali questioni costringono il PDL a sostenere questo governo? Non lo so, non mi piace la dietrologia, però un governo di professori, un governo di banchieri o di ex banchieri, un governo dove c'è dentro gente che ha grandi interessi in ampi, importanti settori, che fa l'aumento delle tasse e che le cosiddette liberalizzazioni se la prende con i più deboli, se la prende con chi non può protestare se non facendo sentire la sua voce in piazza. Che cosa volete che interessi sapere che ci sono 500 notai in più in Italia? Chi se ne frega? Chi se ne frega? O che ci saranno più licenze di taxi? A me interessa, perché quando vado a Roma prendo il taxi, se mi costa di meno, ma se continuerà a costare così, chi se ne frega? Sono queste le cose importanti, le cose utili, le cose che servono davvero. Non hanno toccato le questioni rilevanti, il mondo delle banche, le assicurazioni, i trasporti, dove ci sono miliardi veri di soldi, di interessi che qualcuno lì deve continuare a tutelare.